Benvenuti su Plenoctis, io sono Rob e questa è la mia recensione per Lost in Random. Prima di cominciare vi lascio qui il link per raggiungere il mio video sul sistema di valutazione che vi farà comprendere un po' meglio tutto ciò che c'è dietro alla valutazione che vedrete alla fine del video. Lost in Random è un gioco certamente particolare, la sua idea di rifarsi all'immaginario portato poi sul grande schermo da Tim Burton, quello un po' ottocentesco decadente, un pochino dei bassi fondi con questi personaggi tutti particolari, un po' pupazzosi, con gli occhi grandi, un po' appartenenti al mondo horror ma senza mai sfociare davvero nell'horror puro. Qui c'è tutto questo, c'è la volontà proprio di fare un viaggio che parta dagli ambienti dell'Ottocento più bassi fondi possibili, il porto con le sue dinamiche anche sociali all'interno del porto, con i poveri, i miseri che vivono cercando di portare a casa il pane per il giorno e non si sa se il giorno dopo avranno di che mangiare, poi fino ad arrivare alla possibilità invece di vivere un po' il sogno dell'aristocrazia di quel periodo lì. E tutto questo è declinato però con l'idea dei dadi, cioè una regina che possiede un dado e al compimento del 12° anno d'età tutti i bambini devono lanciare questo dado e in base al numero che fanno finiscono in una delle 6 città, ovviamente dalla più piccola alla più grande sono più importanti e migliori. In particolare Sesto Incanto, la città del numero 6, è il luogo che tutti vogliono raggiungere. Già dall'inizio c'è questa dinamica sociale interessante per cui da un lato i bambini di 12 anni vengono strappati alle loro famiglie, dall'altro queste famiglie, magari dei bassi fondi e delle città meno importanti, sperano anche per loro, per il loro futuro, che possano finire in luoghi più carini e più importanti dove possono vivere una vita migliore. Quindi diventa la formula del dado, che è per forza di cose una coercizione, una volontà dittatoriale da parte della regina, però è anche un modo per scappare e fuggire da una realtà che già di fatto come precondizione impedisce di essere se stessi e di potersi esprimere. E tutto quanto quindi si muove dal momento in cui Odd, la sorella di Even, la nostra protagonista, tira il dado, fa 6 e viene trasportato a Sesto Incanto. Even passa un anno, non si dà pace comunque per la perdita della sorella, che quindi poi va a distruggere il nucleo familiare, e decide di inseguirla per questo lunghissimo viaggio, ovviamente pieno di pericoli per lei che non ha mai messo piede fuori dal luogo di partenza, cioè quindi questo borgo di porto portuale ottocentesco. Diventa un viaggio molto difficile perché chiaramente loro sono confinati nelle rispettive città e non possono, tranne i rari casi, finire in altri luoghi. Ad aiutarla c'è il suo fido dado Daisy, che lei trova a un certo punto, che le permette anche di combattere effettivamente. Come si combatte? Attraverso delle carte che vengono o comprate o trovate o date come ricompensa per le azioni. Bisogna colpire con la fionda della protagonista i punti deboli del nemico, che rilascia dei cristalli che caricano il dado. Una volta caricato il dado, in base al numero che viene fuori, si possono utilizzare questi punti per le carte, che hanno un valore differente in base al loro potere, quindi ovviamente se si fa 1 avrai poche possibilità di agire con carte meno potenti, se si fa di più avrai più possibilità di agire. Tutto questo sistema va avanti all'infinito per tutta la durata del gioco. È veramente troppo 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 uguale a se stesso e troppo dilatato nel tempo, perché anche se le carte sono, se non sbaglio, 36, quindi sono abbastanza, ma secondo me non tanto abbastanza, non c'è davvero questa varietà e il gioco si risolve veramente nelle stesse dinamiche portate avanti all'infinito. Unica variazione è un pochino un gioco che viene ogni tanto fatto, per cui il tiro del dado corrisponde anche allo spostamento di una pedina su un campo da gioco, ma a parte questo anche in quelle dinamiche bisogna comunque combattere e i combattimenti non sono per nulla ponderati, nel senso che certe volte ci si ritrova a combattere all'infinito facendo la stessa cosa. Il gioco è estremamente facile perché è facilissimo accumulare monete per comprare le carte, alla fine le carte ce le hai tutte e addirittura si arriva alla quarta città e che si ha completato tutto il mazzo, tutto il deck, non ci sono più carte a disposizione, non ci dovranno più carte fino alla fine del gioco, quindi la progressione si interrompe bruscamente quasi poco oltre la metà del gioco. Non ha davvero molto senso ed è per questo che la dinamica del gameplay è quella a cui ho dato probabilmente di meno, perché ho dato complessivamente la sola sufficienza, ma a livello di funzionalità siamo, secondo me, sotto la sufficienza, perché non è possibile, anche per un indie, anche per un gioco che sicuramente non ha potuto investire così tanto nel budget, ma non è possibile creare un sistema di questo genere e non rendersi conto che alla lunga è infinitamente frustrante. Si porta a compimento, infatti il gameplay in sé ha la sufficienza, perché comunque le possibilità d'azione sono differenti, un minimo ti spinge ad avere la possibilità di usare armi differenti, magari una strategia differente, quindi questo è sicuramente positivo, e in generale il gioco è sufficientemente preciso, niente di eccezionale, anzi l'hitbox è particolarmente automatica, nel senso che il colpo va quasi in automatico dove lo stai tirando.
non c'è tanta attenzione, anche i movimenti sono abbastanza difficili da eseguire, anche riuscire a svoltare un angolo a volte non è proprio facilissimo, però diciamo che probabilmente il senso che si voleva dare era proprio quello di una bambina che nemmeno cammina particolarmente bene, che si ritrova in un mondo che è arzigogolato, strano, particolare, molto weird, come può essere qualche film di Tim Burton e qualche opera di questo genere, che quindi da questo punto di vista non mi sento più di tanto di attaccare, penso che sia abbastanza funzionale a quello che si voleva fare e quindi anche la precisione ha una buona sufficienza, però il gameplay è sicuramente esagerato, questo poi inficia anche la regia perché mi rendo conto che davvero è assurdo che non abbiano pensato a inserire quelle due o tre velleità nel gameplay per variarlo o ridurre la lunghezza degli scontri per renderlo un pochino più immediato e anche la durata del gioco, che secondo me è un pochino oltre quello che era necessario fare, tant'è che a livello di pensiero sulle missioni secondarie, all'inizio ti danno delle missioni secondarie che sono un pochino più complesse anche a livello di sfaccettatura narrativa, di luoghi dove ti devi spostare, mentre all'ultimo più o meno le missioni secondarie si incontrano lungo il percorso, proprio perché si sono resi conto che a un certo punto diventava una cosa anche inutile e più di tanto le missioni secondarie non ti danno semplicemente o monete che ormai ne hai a un certo punto a bizzeffe che ti escono anche dal dado, oppure carte che anche lì ne hai a bizzeffe che non ti entrano più nel mazzo e quindi è un po' inutile proprio totalmente l'inserimento delle missioni secondarie. Questo purtroppo è il limite grande del gioco che se fosse stato pensato un pochettino meglio avrebbe anche secondo me raggiunto un livello di bontà superiore. E invece purtroppo viene un pochino abbassato da questo. Mi viene in mente a un certo punto che si arriva veramente senza carte, senza possibilità di inventarsi nulla di nuovo e si rifà continuamente la stessa cosa. Come nei migliori giochi in realtà si arriva alla fine. A volte, in alcuni casi, in alcuni giochi in cui davvero si può ricombattere contro tutti i nemici, c'è la orda finale che tu senti che sta arrivando verso la fine, ma qua invece l'orda l'ha già affrontata miliardi di volte, quindi non ti restituisce nemmeno la stessa sensazione. Per quanto riguarda l'aspetto invece artistico, lì c'è da fare un plauso perché comunque con i mezzi a disposizione, pur con una grafica che non è certamente elevata, però si è riusciti a dare veramente un buon impatto artistico al gioco, anche se mi sarei aspettato un po' più di varietà stilistica all'interno dei vari ambienti perché davvero quasi tutti fino alla fine sono bui di colore blu perché tutto è un pochino bluastro di notte e tutti più o meno uguali. Se si fosse anche lì differenziato un pochino di più si sarebbe preso anche alle scelte stilistiche un voto ancora maggiore e invece si è passati diciamo dall'idea che di fatto si volesse fare questa roba cupa un po' quasi horror e mantenere quella senza mai andare a creare qualcosina di diverso. Dal punto di vista della caratterizzazione, e qui passiamo anche alla storia, è anche uno spreco il fatto che ci siano davvero tantissimi personaggi secondari, tutti affascinanti, tutti anche ben caratterizzati, che secondo me se fossero stati leggermente di meno, ma con un po' più di presenza scenica, avremmo avuto dei personaggi veramente memorabili. Invece, sia per dire il Signore delle Ombre che o Katniss sono personaggi interessanti, tutti con la loro voce, sono particolari, mi sono piaciuti, danno anche molto effetto, però stanno lì incapsulati all'interno della loro città e non ne escono e secondo me si doveva fare un pochino di più, si doveva mantenere un pochino di più l'attenzione su di loro, magari toglierne altri che sono veramente secondari e fare un po' di più da questo punto di vista. Sempre dal punto di vista della trama è anche un po' un peccato notare come certe introduzioni, certe questioni appena abbozzate all'interno di alcune città poi finiscono per risolversi un pochino in maniera infantile, senza particolare profondità. Mi viene in mente quello che avviene nella terza città, nella città del Tre, dove c'è tutta la dinamica dei tre fratelli che si combattono dopo la morte del re e non c'è però poi un finale degno di questa storia creata e costruita per durare effettivamente quelle 2 o 3 ore, ma il finale è veramente molto patetico e infantile. È un po' una delusione perché davvero si poteva fare molto di più per cercare di limare questi aspetti, migliorare un po' la scrittura, rendere il gioco meno lungo, perché comunque non è necessario che duri così tanto e dura più o meno, credo, una quindicina d'ore, forse anche un pochino di più, diciamo 15, se si vuole fare anche un po' tutto ciò che è secondario, e soprattutto è tutta condensata all'inizio perché di base il gioco forse voleva avere molte più missioni secondarie. E poi si sono resi conto che di fatto non portavano a nulla. Si dovevano scrivere meglio, magari anche togliendo proprio le missioni secondarie, semplicemente scrivendo meglio le principali, allargandole un pochettino e rendendo il gioco molto più fluido, si sarebbe fatto veramente un ottimo lavoro. Il problema è veramente parecchio della regia. Dal punto di vista della trama, alti e bassi, nel senso che abbiamo una storia che è abbastanza avvincente, scritta secondo me abbastanza bene, soprattutto nel finale riprende parecchio del potenziale che aveva espresso all'inizio. Nella fase centrale è un pochino
C'ha alcune idee positive, come dicevo, alcuni personaggi interessanti, alcuni sprechi che vengono fatti, poi verso la fine si rianima e c'ha alcune intuizioni geniali che non starò dicendo, ma ce n'è una in particolare che riguarda il narratore e che quindi chi ha giocato il gioco capirà, che secondo me è un'intuizione geniale da favola assolutamente, che rende perfettamente l'idea di quanta capacità di scrittura e sapienza in realtà gli sviluppatori abbiano e che però non sono riusciti ad implementare in ogni sezione. Il finale, ripeto, è molto positivo, mi è piaciuto molto e quindi questo fa guadagnare sicuramente un bonus anche alla storia del gioco. Nel complesso, secondo me, è una storia che si protrae troppo a lungo per quanto vuole raccontare, con alti e bassi, con una complessità dei temi che certamente alcuni sono interessanti, come appunto la dinamica sociale e la dinamica che riguarda l'essere fratello e sorella, il volersi bene, la volontà di alcuni personaggi di sfuggire dalla loro condizione per raggiungere una condizione migliore, altri invece che sono anche nella condizione migliore comunque dei miseri, dei poveri, bene e male che si affrontano, tutto molto interessante, non particolarmente approfondito, ma d'altronde anche il tono della storia. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è il fatto che tantissimi dei dialoghi vengono fatti, vengono doppiati con però voci senza senso, con dialoghi senza senso, nel senso che sono solo trascritti e non hanno davvero significato, molti personaggi parlano facendo versi e non li comprendi, e se vuoi anche tu leggere sopra, magari portandolo in live o portandolo su YouTube, di fatto c'hai il rumore della lettura del doppiaggio che non vuol dire nulla, e tu che cerchi di leggere. Anche i dialoghi con Daisy non parla, fa solo, che può essere carino all'inizio il fatto che ci abbia questa vocina da giocattolo un pochettino, però alla lunga il dialogo non può funzionare con lei che capisce, lui che risponde cose che però noi non capiamo e che tu devi capire lui cosa ha detto in base a lei come può rispondere, però quando il dialogo dura 5, 6, 7 risposte non ha più senso. E un altro dei problemi è sicuramente quello dei dialoghi, perché a un certo punto i personaggi tendono a parlare tantissimo per dire cose che a un certo punto non ti interessano, diluendo tantissimo quello che vogliono dire, offrendoti opzioni di dialogo che però di fatto non portano nulla di nuovo, e questo è un altro limite. Bastava razionalizzare tutto meglio per avere un prodotto più rifinito, ed è per questo che il mio voto per Lost in Random è di 67 su 100, che testimonia come un gioco comunque positivo e che devo dire ho apprezzato e che comunque mi è rimasto, mi è arrivato e che è stato piacevole da giocare, è rovinato, perlomeno non è portato a un livello successivo da tantissimi piccoli e non piccoli difetti che però ci sono ed è inevitabile non citare, quindi non posso fare a meno che dare questo tipo di voto, che comunque lo porta a essere un gioco giocabile e sufficiente. Voi sapete come per me la maggior parte dei titoli sta fra il 6,5 e il 7,5, proprio perché la media di quello che andiamo a giocare è comunque una media positiva, ma pur sempre giochi di media e non capolavori, e secondo me questo Lost in Random rientra perfettamente fra questa categoria. E se noi ci andiamo a pensare, 67 è il voto, 68 è il voto che ho dato a Resident Evil Village, ho dato anche a The Medium, giochi diversi ma che per un motivo o per l'altro stanno più o meno intorno a questa valutazione. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, vi ricordo, vi lascio in descrizione tutti i link per parlarne più approfonditamente sui nostri social, in particolare Telegram e il canale delle live, che vi lascio appunto sempre in descrizione. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ci vediamo ad un prossimo video.